Sarà effettuata su disposizione delle PM della Procura della Repubblica di Pescara l'autopsia sul corpo di un uomo di 67 anni morto l'11 giugno a Bolognano, in provincia di Pescara, in una struttura dove era ricoverato da tempo. Il 1 febbraio scorso, a Tocco da Casauria, l'uomo era stato segregato in casa dopo un litigio dal figlio 28enne che lo aveva picchiato e minacciato di morte dopo trattative di alcune ore con negoziatori dei carabinieri di Popoli e di un nucleo speciale arrivato da Roma. Il giovane così aveva desistito. Il padre era stato quindi ricoverato in gravi condizioni nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara. In seguito era stato trasferito all'ospedale di Popoli e poi in un'altra struttura. Il 28enne, accusato di sequestro di persona, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, era stato posto ai domiciliari in una struttura ospedaliera dove si trova tuttora. Il corpo del 67enne è ora all'obitorio dell'ospedale di Pescara.